lavorato per 12 anni in Italia, poi sono stato licenziato, ho perso il lavoro, sono senza lavoro. Da lì non riuscivo più a pagare l'affitto e sono stato buttato fuori casa. Sono andato dal social log, sono sposato e la mia moglie, non abbiamo ancora figli e vogliono mandarci al dormitorio. Va bene, ci siamo andati al dormitorio, sbagli pesanti, privacy non ne hai, quindi una casa non è. Infatti dopo 50 giorni ci hanno chiesto di andare a un altro dormitorio, uscire la mattina dalle 7 e rientrare alle 7 di sera. Quindi. Poi da lì ci hanno detto, io sono ammalato, ero ammalato quando hanno fatto, dalle 7 del mattino, dove vado? Che sono ammalato, raffreddato, vado a morire sotto i ponti. Niente. Adesso siamo venuti qua ad occupare questo stabile, cioè abbandonato da più di 13 anni, molto di più. Cioè, è un posto, credo che è utile per viverci. Dopo 2 ore sono venuti a scambiarci. Vogliamo un tetto sulla testa, una casa, vogliamo una dignità, la nostra dignità, un conforto, di stare con la mia famiglia così poterci fare dei figli, quelli che volete, cioè di essere utili nella società. Legalità e illegalità è molto labile. Brutto tra legalità e giustizia. Legalità è una parola così, cioè nel senso che cambia appunto dal punto di vista politico, ideologico del partito regna di fatto. E quindi è sempre molto interessante anche vedere appunto questa cosa di richiamo alla legalità, però quando si sgomberano gli edifici e i campi occupati per risolvere un'emergenza abitativa che il comune e quindi anche lo Stato vuole prendere carico, penso che veicoli un messaggio che comunque fa capire che questo. Ciao! Ciao bellissima! Sai qual è il problema? Cioè, a me il problema viene dalle persone stesse, cioè dalle persone che non fanno parte di questo microcosmo e che quindi vivono su ciò che sanno dai media senza rendersi conto che a loro volta i media sono strumentalizzati dall'alto. E quindi forse davvero l'unica linea da tenere è questa, cioè tenere vive le lotte e tenere viva la controparte a tutto quello che c'è e che non funziona. E probabilmente per arrivare al cuore delle persone le occupazioni a scopo abitativo forse sono ciò che dà più nell'occhio. Quando ti rendi conto che ci sono stabili che sono in disuso e schitti da anni, che nessuno utilizza, che sono lasciati al degrado, mentre ci sono persone che non hanno la possibilità, non hanno le risorse di avere una casa, penso che faccia comprendere che secondo me è anche un bello schiaffo in faccia per le persone. Noi da qui non ce ne andiamo! Noi! 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 Da qui non ce ne andiamo! Noi!
poi state bene. Comunque alla manifestazione ho trovato un altro ragazzo. E invece siamo stati bravi, perché anche nei peggiori momenti siamo riusciti a parlare una volta, siamo riusciti a ascoltarci e anche a decidere. E quindi per me è la cosa, fare questo si deve avere i concetti chiari, cosa è la dignità, cosa sono i diritti sociali, come si ottengono, a chi appartengono. Andiamo a una volta che c'è la legge in testa, a volte la legge non è con te, però si è in legittimità.